andato a comprare arance e io prendevo le arance, da lui ci vado, tanti anni che ci vado. Oggi sono entrata, l'ho detto dammi 2 kg di arance di questa, mi fa non lo sporcare arance con mani di neri. Ma che? Dove siamo noi? Ma che significa queste parole? Io da 28 anni che sto qua, la cittadinanza me l'hanno bloccato, ho fatto ricorsa, devo pagare i soldi. Ma che? Io non ho aiutato i miei paesi a svilupparsi, ho aiutato in Italia a svilupparsi. Hai capito? Questa qui è la pasticceria dove ha sparato Luca Traini e si vede ancora il foro del proiettile. Il sentimento della città è che siamo tutti arrabbiati. Siccome molti commercianti mi stanno dicendo questo, mi colpisce però, no? È come se fosse un gesto però giustificato quello che ha fatto Luca Traini. Non è giustificata la violenza, se no torniamo nel Far West, non ha senso. La vita a Macerata è una vita molto tranquilla, però le signore non sono libere al supermercato di posare il carrello perché vengono puntualmente, non dico aggredite, però pressate da persone di colore. Il fatto che non puoi andare alla stazione, il fatto che non abbiamo più i giardini pubblici da usare dove noi abbiamo cresciuto i nostri figli perché sono diventati un centro di spaccio. Ma la politica chi ci governa? Dove sta? Lei da quanti anni vive qua a Macerata? Sono ormai 31 anni che sto qui. Che lavoro fa? Faccio lettore di tedesco all'università. La città, quello ammetto veramente, tira fuori il peggio di sé, io non me lo immaginavo. Che poi si candida per la capitale della cultura del 2020 e sono incapace di gestire una cosa di questo genere. Sono dilettanti, allo sbaraglio e succubo dell'umore nazionale, quello che dicono a Roma. Il fatto che è arrivato Minniti il giorno subito dopo l'attentato del fascista, mica è andato a trovare le vittime in ospedale. Qui a Macerata c'è praticamente un coprifuoco, sono chiuse oggi le scuole, i musei, le chiese e tra un po' si fermeranno anche i mezzi di trasporto. Si stanno radunando qui ai giardini Diaz, la manifestazione inizia da qui e terminerà qui. Questo è un posto simbolico per la città perché da qui è passato Luca Traini e questo è considerato uno dei centri di spaccio di Macerata. Non partecipa alla manifestazione. Come mai? Non è d'accordo? Non mi piace insomma questo modo, questa strumentalizzazione a livello politico di una situazione veramente terrificante, terrificante. I maceratesi evitano di mettere piede in alcune zone, tipo appunto i giardini pubblici, perché effettivamente ci sono agglomerati di persone di colore che spacciano. Al corteo partecipano tra le 20 e le 30.000 persone. C'è l'ARCI, la base dell'AMPI, ci sono le associazioni di Libera, Emergency, la FIOM e i parlamentari di Liberi Uguali. Ma una cosa mi colpisce. I maceratesi, dove sono? Perché non era mai successo che un uomo andasse armato in giro per una città a sparare a persone solo perché di colore nero? Non era mai successo, assolutamente. Questa che cos'è? Violenza? Fascismo? Secondo me... Cioè non c'è, e allora quella ragazza che è stata ridotta in quelle condizioni, quella non la chiama violenza?